Facoltà. Grazie Presidente. Servirebbe un dissuasore sonoro contro le fandonie del partito demagogico. Il Partito Democratico sta dicendo in questo momento alla città che non vuole investimenti sulle reti e nemmeno la ripubblicizzazione del ramo idrico, che non vuole sportelli per i cittadini in città e nemmeno un piano serio di risparmio idrico. Grazie per aver calato la maschera, ora i cittadini romani possono vedere il vostro volto. In questo momento di crisi idrica ci tengo a sottolineare che fin dall'inizio del nostro insediamento abbiamo più volte manifestato al perito geometra signor Irace, che ha governato l'azienda fino a 2 mesi fa, la necessità di intervenire sulle perdite delle reti. Il perito campano, che però parlava toscano, scelto dagli stessi esperti che hanno reso Roma una mangiatoia, ha sempre negato la necessità di tali interventi e rispondeva che l'acqua c'era e non si prospettavano problemi di approvvigionamento. Ringraziamo quindi il PD per aver contribuito a peggiorare la qualità del servizio idrico alla cittadinanza in ben 4 regioni. Dopo 15 anni di gestione privatistica di un monopolio naturale, vediamo oggi le conseguenze che si esplicano in un razionamento della risorsa in provincia di Roma, in mancati investimenti sulle reti, in una dispersiva e confusionaria gestione dei lavoratori. E questo sempre grazie anche alla fantasiosa organizzazione aziendale del perito campano. Oggi invece, con il cambio della governance, si è subito registrato un cambio di passo. Difatti, abbiamo tutti potuto apprezzare come per la nuova governance l'intervento sulle perdite di rete sia una priorità e ciò lo dimostrano i fatti. Presidente, i fatti ci dicono che in meno di 2 mesi sono state ridotte le perdite di mezzo metro cubo al secondo, permettendoci quindi la possibilità di ridurre i volumi di captazione dal lago di Bracciano. Attraverso gli impegni di questa mozione, Roma tornerà ad essere madre dei territori. Perché dico questo? Perché sarà garantito che parte degli utili del gestore diventino investimenti infrastrutturali sui territori. Perché sarà garantito che l'aumento tariffario non supererà il 3% e che il fondo per la morosità incolpevole sia fruibile da tutti i cittadini bisognosi. Presidente, l'acqua pubblica, come la maggioranza sa bene, è la nostra prima delle 5 stelle e grazie a questa mozione intendiamo avviare un tavolo per lo studio di fattibilità sulla ripubblicizzazione della gestione dell'acqua presso Lato 2, coinvolgendo ovviamente tutti i soggetti interessati. Per noi l'acqua è vita e in quanto istituzioni abbiamo il dovere di tutelare la risorsa più importante e garantirla alle generazioni future. Grazie.